Sono Giuseppe Santonastase di Varese Press e siamo qui in compagnia con il console aggiunto Jorge Moreno dell'Ecuador, che gentilmente si è prestato a questa nostra intervista. Oggi c'è stato un evento al consolato dell'Ecuador a Milano, era la giornata dell'emigrante. Che cosa ci può dire a riguardo? Sì, la giornata di oggi è la culminazione di una serie di eventi che il Consolato dell'Ecuador a Milano ha organizzato, che si chiama la Semana dei Migranti, che ha iniziato il sabato scorso con un programma di teatro, di musica, e questa settimana con una serie di attività pensando alle organizzazioni ecuadoriane, in studenti, artisti plastici, scrittori. La giornata di oggi era dedicata alla narrativa e con la presentazione del concorso a un piccolo relato con il tema migranti. Oggi 18 di dicembre è il Dia Mondiale del Migrante, che per il governo dell'Ecuador è molto importante perché tanti ecuadoriani che hanno lasciato l'Ecuador tanti anni fa per problemi economici, che vivono in Spagna, in Italia, in Stati Uniti e in Inghilterra. E per quello che per noi migranti ecuadoriani, i cittadini ecuadoriani sono molto importanti perché vivono all'estero, ma sono cittadini ecuadoriani. Ecco, come diceva, la comunità ecuadoriana a Milano e in Italia è molto importante, e le relazioni si sviluppano sempre più fortemente e oggi era la giornata dell'emigrante. Che consiglio darebbe agli italiani che vorrebbero invece trasferirsi, in Ecuador? Ci sono tanti italiani che, prendono oggigiorno questo tipo di decisione e vorrebbero vivere in Sud America. Possono anche recarsi presso il vostro consolato, verrebbero guidati. Sì, bueno, tutti gli italiani che vogliono andare all'Ecuador a vivere sono tutti benvenuti. L'Ecuador è un paese piccolo, ma è un grande paese con una diversità culturale, con una diversità naturale che è impressionante. Anche il calore della gente fa una terra inolvidabile. Va bene, per il momento è tutto, la ringraziamo, un saluto dai lettori di Varese Press. Grazie.